scusate, se prendiamo... Saluto Maria. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sono convinto. Sedere? No, non ci dobbiamo sedere. Stiamo qua davanti. Assolutamente, non ci siamo mai seduti. Apro. Ragazzi, 4 minuti precisi di intervento. No, ma io non intervengo. 4 minuti. C'è Pasqua, Scerra, Ficà. Ma poi anche... No, io non intervengo perché c'ho Gran Michele, ragazzi. Puoi anche tagliare, esatto. Vino, se siamo... No, vabbè, se siamo... No, ma parlate voi della provincia. Vabbè, iniziamo, dai, così a Luigi... No. Grazie. Prego, anche accanto. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie a tutti di essere qui. Vi do il benvenuto. Sono veramente lieto di vedervi, di poter parlare nella mia città. Io vi ringrazio, ringrazio ovviamente il sindaco che ci ospita nel Salone Comunale, ringrazio l'amministrazione tutta, il Consiglio Comunale, la Giunta, ringrazio i miei colleghi parlamentari accanto a me e ovviamente ringrazio il Vice Ministro Cancelleri e il Ministro Di Maio che arriveranno tra poco. Io apro dandovi ovviamente il benvenuto, introducendo, farò un po' da moderatore, introducendo anche gli interventi brevi, abbiamo stabilito, dei miei colleghi parlamentari. Vi parlerò brevemente di quello che stiamo facendo per dimostrarvi concretamente quello che fa il movimento. In questo momento noi in Senato stiamo per varare la legge di bilancio e nella legge di bilancio abbiamo messo delle misure ovviamente per la sanità. Sono misure che ci stanno particolarmente al cuore perché sono una misura che tende ad abolire il super ticket che alcune regioni avevano messo ed un'altra misura che tenderà a ridurre le liste di attesa negli ospedali e negli ambulatori perché si è pensato di poter dare dei fondi ai medici di medicina generale in modo da fare eseguire le indagini in quelle sedi. Negli studi medici ed evitare diciamo, l'affollamento del pronto soccorso. Ci sono tante altre misure, ma io vi voglio dire che il lavoro mio concreto per questo territorio, per la nostra regione, per questa città, è stato quello di interloquire con il Ministero della Sanità e con il Ministero dell'Ambiente per promuovere, fare aprire, e lo aveva fatto il Ministro Giulia Grillo, lo ha rinnovato nel corso di un'audizione, l'ho chiesto esplicitamente al Ministro Speranza, lo ha rinnovato il Ministro Speranza, un tavolo tecnico di collaborazione tra sanità ed ambiente per affrontare proprio le tematiche dei SIN, le tematiche dei siti di importanza nazionale, di cui ovviamente fa parte Augusta, Priolo, Siracusa e Melilli insieme a Floridia e Solarino. Questo tavolo, il primo tavolo si è già tenuto, si terrà nelle prossime settimane. Un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo sapete, che è un argomento che è una grave come dire, situazione che abbiamo ad Augusta, una crisi ambientale provocata soprattutto dall'inquinamento delle industrie, con tutto ciò che ne consegue. È sempre il mio primo pensiero quando mi sveglio, è il mio ultimo pensiero e spero che si possa riuscire a concretizzare perché sono intervenuti anche i regionali, sono intervenuti anche l'onorevole Ficarra, l'onorevole Scerra presso il Ministero dell'Ambiente proprio per l'apertura anche dei tavoli tecnici che riguardano le bonifiche che stanno interessando anche la rada di Augusta.
Queste sono parole, chiaramente. Però ci sono dei fatti dietro, dei fatti che non potranno avere dei risultati immediati, purtroppo, perché passeranno dei mesi, passeranno anche degli anni, però si è messo in moto il meccanismo perché veramente si realizzino concretamente le bonifiche. Avete sentito ultimamente il ministro Costa è stato qui, ha firmato il protocollo con la regione del controllo della qualità dell'aria che contiene anche dei limiti per le emissioni che attualmente non sono previsti. Questo è il lavoro che io ho fatto per la regione, ho interloquito anche con il Ministero per valutare la possibilità di incrementare il numero di ambulanze del servizio 118, perché in talune zone si è registrata una carenza, poi c'è stato un evento luttuoso, se vi ricordate, ad aprile di quest'anno, in provincia di Ragusa è morto un giovane uomo proprio perché l'ambulanza non era disponibile. Quindi c'è l'impegno da parte nostra e anche con l'assessorato alla salute di rivedere i criteri di assegnazione, diciamo con il fine di avere qualche ambulanza medicalizzata in più. Purtroppo quello che un po' ci limita è la scarsa disponibilità di personale medico, medici specialisti ce ne sono pochi e questa è una realtà triste che interessa tutta l'Italia in questo momento. Purtroppo è la conseguenza di una cattiva programmazione degli anni precedenti e stiamo cercando proprio di risolvere questo problema aumentando il numero delle borse di studio di specializzazione e quindi immettendo, diciamo, più medici specialisti nel mercato e affrontando questa grave problematica. Io mi fermo qui nella introduzione, diciamo, del mio lavoro, anzi esplicitazione del mio lavoro concreto. Chi mi conosce sa che non amo proclami, non amo pubblicità, parlo a fatti avvenuti quando riesco ad avere i fatti concreti da dimostrare. Adesso passo la parola ad uno per uno ai miei amici deputati regionali e nazionali che vi parleranno di alcuni temi specifici prima degli interventi finali che interesseranno il sindaco, poi il vice ministro Cancelleri e poi il ministro Di Maio. Adesso passo la parola all'onorevole Pasqua, nostro deputato, allora a Scerra. C'è un cambio di programma. Ci trasferiamo tutti là sotto e parliamo tutti dalla piazza alle persone che sono in piazza e che hanno diritto di sapere.
Allarghiamoci da qui, perché devo uscire per gli altri. Vabbè, ma che si fa? Dove comandi tu qua? Che dice Jeff? Pino, cerchiamo di partire. Noi ci vediamo. Cerchiamo di partire. Attenzione, questo anno si casca. Io sono fastidioso, però, perché vado su Facebook, quindi... Non proprio. Di manifestazione. No, no, facciamo il banchetto, magari. Sì. Della mia.
devi calare sulla Andrea, stai portando anche il microfono, lui dal fatto che sta prendendo la voce alla radio. No, se non senti quel discorso, ti posso garantire che fai la prima. Ma l'ambiente è impressionante, è una capacità di ma sai, dai qua, dal 1860, quando sono venuti questi problemi. Io non vedo assolutamente, ma non era un po' di più. Io ho sentito il bambino a questa persona. Ma dove eri? Martino? Ma ne potevo uscire da qualche stage. L'ho fatto per tutte prima, non era partita, a parte Luigi e Cancellieri non partita più. Ok, controlla un po' perché io non so se butto giù, se non butto giù, se non so capire che succede. Ti richiamo, ciao. Uno. Scusi, poi in che canale vai? Non mi sono più costretto. Direttamente su Facebook. Scusate. Sempre quello di prima. Proprio tabula rasa, silenzio. Aspetta. E mettilo qui là. Devo fungia. Silenzio totale. Così così lo grammo da lì, quindi Lili, ma tu fai la diretta Facebook? Io sto facendo tutto il giorno. Ho tolto un girone, se tu la riesci a fare come meglio, di sicuro che noi abbiamo il bill, io sto preso il bill SS, adesso ho preso pure quello vecchio adesso, ma sono il problema è il carico, l'S è tutto Ronin S solo esclusivamente per Thank you.
No, farne arrivare qui. Se ci mettiamo qui indietro, il microfono dove è? Se riuscite a fare un massimo indietro, non si guarda. L'unica parolaccia che in diretta. Potendo così. Si defila. Di tornare alla base, cioè, movimento, alla base, no? Cioè, studiato. Anche una cazzo di frutta. Torna alle origini. Ah, ok, lo posso mettere proprio dentro. Inizia, dai. Noi siamo scesi, siamo qui a parlare in mezzo alla gente, in mezzo a voi, ci piace stare in mezzo a voi, ma dovete farci una cortesia, dovete lasciare un po' di spazio qua davanti, dovete arretrare un po', per cortesia. Un metro. Arretrate un po', salite sulla piazza. Vi chiediamo questa cortesia, arretrate gentilmente. Ok, grazie. Io avevo dato il mio benvenuto a tutti quanti, avevo ringraziato tutti quanti e veramente vedervi così ci fa sentire ancora più vicini a voi. Il tempo passa, lascio subito la parola al sindaco per due parole precise di benvenuto e poi lascio la parola ai miei colleghi parlamentari. Sindaco. Scusate, io penso di essere sufficientemente alta da parlare da qui sotto. Innanzitutto benvenuti a tutti, buonasera. Avevamo deciso di fare questo evento al chiuso, cosa che non è nostra abitudine perché siamo abituati da sempre a stare in mezzo alle piazze, però c'era prevista un'allerta meteo. Fortunatamente il tempo è clemente, siete tantissimi, ci sono tantissimi portavoce, quindi abbiamo deciso di spostare l'evento giù. Ringraziamo chi ci ha collaborato e ci ha consentito di fare questo perché non l'avevamo previsto né come microfoni né amplificazione. Abbiamo diversi portavoce che prenderanno la parola dopo di noi per far concludere il viceministro Giancarlo Cancellieri delle infrastrutture e il ministro Luigi Di Maio. Chi vuole parlare? Ah sì, ripasso la parola al senatore padrone di casa, anche lui. Più che senatore, moderatore in questa circostanza. Io passo la parola subito al nostro portavoce regionale Giorgio Pasqua.
Salve. Salve a tutti, anch'io non ho bisogno della scaletta come Cettina, per fortuna. È un po' cattivi però. Sì, sì, no, infatti. Cattivi nei confronti degli altri che sono diversamente bassi. Va bene, noi abbiamo da dirvi solo alcune cose. La nostra esperienza all'Assemblea regionale, come tutti sapete, purtroppo è un po' costellata di alti e di bassi, perché abbiamo di fronte un governo regionale ambiguo, inefficiente e in tutto e per tutto. E io vi voglio dire solo questo, vi voglio raccontare solo questo aneddoto per farvi capire chi abbiamo di fronte qui alla Regione Siciliana. 11 giorni fa a Catania, alla sede della Regione di Catania, il ministro Costa insieme al presidente della Regione Siciliana hanno sottoscritto il protocollo della qualità dell'aria, un protocollo per il quale il presidente della Regione si impegna ad applicare il piano della qualità dell'aria approvato dalla sua giunta un po' di mesi fa, si impegna ad applicarlo il più presto possibile con le misure più importanti, quelle più severe, per migliorare la qualità dell'aria, soprattutto di noi che viviamo in questo quadrilatero. Ebbene, neanche 11 giorni dopo, cioè ieri sera, ad un convegno organizzato dagli industriali al Ciapi di Priolo, il presidente ha detto, ve la do questa bella notizia, visto che voi industriali mi dite che il piano della qualità dell'aria è troppo severo, sono disposto a rivederlo. Capite? Cioè, da un lato si impegna ad applicarlo e neanche 11 giorni dopo lo sconfessa direttamente. Signori, questa è la politica regionale che noi dobbiamo affrontare ogni giorno in quell'assemblea. Il comune di Augusta si Luigi Di noi presentare la presenza del ministro che è benvenuto Luigi, ecco, passeremo subito la parola a Luigi. Ciao Luigi, ciao. Ciao di nuovo.